Quando vedi una coppia, dovresti vedere i partner insieme oppure no? Partiamo da un punto: non c'è una regola univoca. Molto dipende dall'approccio teorico di riferimento e molto anche dalle preferenze del terapeuta stesso. Quello che farò quindi è dirti come ragiono io, quali sono alcune delle mie scelte, anche se ovviamente in un video così corto rischierò di perdermi dei pezzi. Innanzitutto, di cosa stiamo parlando? Di una terapia della coppia, terapia di coppia, o di una terapia in coppia? La prima fa riferimento a una terapia congiunta dei due partner. La seconda di una terapia individuale di una persona, fatta però vedendo in seduta anche il partner di quella persona. Generalmente è più facile che nella seconda tipologia io veda in seduta uno dei due partner, quello che ha richiesto la terapia per sé, e saltuariamente, a seconda delle situazioni e dei casi, possa chiedere la presenza del suo compagno o compagna. Se invece parliamo di terapia della coppia, cioè una terapia che riguarda più specificatamente l'insieme della diade, allora le cose si fanno un po' diverse. Mi capita di vedere in questi casi separatamente i partner, ma più spesso li vedo insieme, per diverse ragioni. Da un punto di vista strettamente tecnico, una prassi che utilizzo molto è la tecnica di Rapoport, di cui ti metto un link in descrizione. Questa tecnica è geniale e utilissima e richiede la presenza di entrambi i partner, quindi è il primo motivo, quello tecnico, per cui spesso vedo i partner insieme. Un altro elemento, un altro punto di vista è quello dell'alleanza, per il quale separare i due partner potrebbe essere un po' problematico. Non tutti accettano di buon grado di vederti separatamente dall'altro partner e di quindi sottostare al fatto che tu veda l'altro partner da soli. Spesso è una questione, in senso molto generale, di fiducia. Manterrai i segreti che ti dirò? Posto che devi farlo, ovviamente, mantenere e ottenere questa fiducia non è sempre facile e può provocare dei non semplici ostacoli al processo terapeutico. Ripeto, non è che non si può fare, lo puoi fare, tuttavia rende un po' più complicata la terapia. E anche da un altro punto di vista, da quello personale, si possono creare delle situazioni che possono rendere la tua terapia un po' complicata. Immagina che nell'incontro individuale uno dei due partner ti dica di aver tradito l'altro membro, il quale è all'oscuro di tutto. Cosa fai? Per qualche terapeuta potrebbe non essere semplice tenere a mente di chiamare il partner tradito con il suo nome e non con il nome dell'amante. In generale, tutta questa situazione comporterebbe che in quella stanza ci sono tre persone e un segreto di cui una sola non è a conoscenza. E se chi ha tradito ti dice che vuole mantenere entrambe le relazioni, sarai in grado di gestire la compassione che ti potrebbe generare lo strenuo tentativo dell'altro partner di mostrare il proprio affetto per continuare la relazione col suo amato? Attenzione, si fa, non è che non si fa. Ci sono fiumi di libri e di capitoli che ti spiegano come fare, però non è semplice. Personalmente, il più delle volte preferisco tenere le cose distinte, anche perché funziona. O faccio terapia di coppia, o faccio terapia individuale. In realtà, per ragioni analoghe, simili, mentre faccio una terapia individuale o di coppia, non vedo membri della famiglia per altri percorsi personali. Giusto? È sbagliato? È un metodo, va bene come altri. Ci sono situazioni in cui separo la coppia e faccio un lavoro personalizzato su uno dei due mentre andiamo avanti anche insieme, per diverse ragioni, ad esempio quando penso di dovermi concentrare su una persona, su certe dinamiche, mentre portiamo avanti il discorso di coppia. Non è sempre possibile, non è sempre il caso e in generale, in linea di massima, personalmente il mio modo di lavorare, preferisco portare avanti solo la terapia di coppia, nel caso individuare per un lavoro individuale la persona a un altro collega. Che ne pensi? Cosa faresti? O cosa fai in effetti in terapia di coppia? Li vedi insieme oppure li scoppi?